Siamo quasi a 100.000 iscritti su questo canale, raga. La cosa folle è che più del 70% della gente che guarda i video non è iscritta. Non tergiversare, clicca il tasto iscriviti. Dobbiamo arrivare a 100.000 entro fine anno. Sarà difficile, ma ce la dobbiamo fare. Ma quanto gasa quando ti presenti e dici, cioè chi non ti conosce, tu dici sono un pilota professionista. A fare il pilota professionista fa scopare di più. Fede, a ogni episodio. Sì, tu non dire niente. Dai, bro, sì. Sicuro. Ma sicuro. Vabbè, che, cioè, ma sicuro. Allora, sinceramente, se ti presenti una persona a caso e dici faccio il pilota professionista di motocross, dice ah, che figo motocross, ma non ha neanche idea di cosa sia. Sì. Però sì, pilota di moto, fa figo. Ma ovviamente. Te sei fottutamente americano. Poi vabbè, vestito così, ciao. Però Dio, così veramente. Oh, un'altra domanda. Secondo te, cioè, gli americani hanno, pare che è più supercross in America. Quindi, beh, sì, voglio dire, hanno quello step in più, cioè quella. Beh, c'è comunque il campionato motocross anche lì. E fino a anni fa erano superiori. Tipo dal 2005 al 2015 erano nettamente superiori. Ok. E poi c'è stata tutta l'era Cairoli e altri piloti che sono, che hanno fatto di tutto per battere Cairoli. E il livello si è alzato. E gli ultimi anni, fino all'anno scorso, il livello qui era nettamente superiore rispetto alla me. Ultimamente anche, ma è dovuto tanto da singoli individui che magari alzano l'asticella. Beh, sì. E tutti si adattano per provare a batterlo. Quest'anno c'è stato Tomac, un pilota americano che ha vinto sia il campionato Supercross che il campionato National, cioè il campionato motocross in America. Siamo andati a fare il motocross per nazioni in America, quindi a casa loro, e hanno vinto. Ed era dal 2012 o 11 che non vinceva l'America come squadra. 2012, sì, 10 anni. Quindi c'è stato un periodo in cui gli americani non erano più forti di noi, di noi europei, tra virgolette, perché è un campionato mondiale, però la maggior parte dei piloti sono europei. Okay, va bene, va bene. E anche sta cosa è un po', vabbè, un divario. Però ultimamente poi lui ha portato un po' più in alto il livello e quindi è un po' difficile da identificare, però... Ma a proposito, a proposito di Tony Cairoli, lo conosci? Sì, bene, se abito a 2 chilometri da casa sua. E cosa ci puoi raccontare? Beh, è sempre stato il mio pilota preferito da sempre, nel senso io sono nato e quando avevo 3 anni ha vinto il suo primo campionato mondiale, quindi io sono proprio cresciuto... Con l'idolo. Anche tutti, anche chi non segue il motocross. Cioè io non ho mai seguito comunque... il motocross, però ho capito Cairoli. Conosci, cioè, perché comunque ha vinto 9 titoli mondiali. Esatto, cioè. E... è tipo il Valentino Rossi della motocross. È il Valentino Rossi del motocross. Sì, sì. Però sì, nel senso è figo effettivamente che l'anno scorso, il suo ultimo anno da professionista, ero il suo compagno di squadra. E quest'anno sono nel team che lui praticamente aiuta a gestire. Quindi è un po' diverso perché l'ho sempre visto come il mio idolo e quando l'ho conosciuto è come se avessi conosciuto un'altra persona. Cioè il Tony, Tony da idolo e Tony da amico. Perché veramente ora andiamo a giocare a calcetto insieme, usciamo a cena insieme, vado in piscina a casa sua. Siamo veramente, cioè un rapporto completamente diverso. Però è come se da una parte, quando lo penso a qualche anno fa, non riesco a vederlo come lo conosco adesso. Perché per anni e anni l'ho tifato, sono andato a vederlo alle gare, gli chiedevo la foto. Che figata! L'ho visto nei video, conosco i video suoi su YouTube delle serie che faceva per Red Bull, li conosco a memoria. Come sì, non c'è proprio lo stesso rapporto. No, chiaro. Però è super figo in realtà. Che figata! Che figata. Io mi ricordo che c'è questo mio amico che ha un'azienda enorme di trasporti per qualche ragione a me non chiara aveva il casco a casa sua di Tony autografato e tutto e non so neanche se lo sapesse che era il suo casco, non lo so perché magari era della famiglia, l'aveva messo lì. E c'è mio cugino, al quale tra l'altro ho detto che c'è di tese stragasato tutta questa sera, che è super fan del cross. E avremmo avuto, penso, 15 anni, c'era cioè il periodo in cui anch'io stavo iniziando ad approcciarmi un po' alle moto. Siamo andati a casa di questo ragazzo
Io vi giuro che, cioè, mi ricordo Pietro che è rimasto impalato, non l'ho mai visto così, proprio come se fosse andato in uno stato di trance. Mi chiedevo cosa avesse visto, ha visto sto casco, no, non ci posso credere, no. Ho iniziato a fargli le fotografie, penso in una techina di cristallo, non so. Beh, comunque, beh, sì, Tony, io penso di averlo nominato, boh, 5.000 volte nei miei video, quando andavo a fare enduro ogni volta mi dicevo, raga, non sarò Tony Gairoli, che non c'entrava un cazzo, però, sì, no, sembra per associarlo, comunque.